Un saluto a tutti gli ascoltatori dall'associazione Terra Mater. Io sono Maria e grazie come sempre a Radio Saiuz per la linea. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da ondaradio.net. Ricordiamo che essere collegati con Radio Saiuz significa anche il poterci seguire in diretta comodamente dal vostro PC o telefono collegandovi al sito radiosaiuz.it e se vi siete persi la diretta, il canale YouTube di Radio Saiuz è un vero e proprio archivio anche per le nostre puntate. Amici, queste giornate scorrono, l'incertezza, la difficoltà e i problemi regnano abbastanza sovrani, purtroppo, e noi cerchiamo di ritagliarci degli spazi di tempo per scantonare un po' i nostri pensieri e cercare di alleggerire almeno mentalmente le difficoltà, le perplessità, le preoccupazioni che in un modo o nell'altro in qualche modo ci coinvolgono in grande numero. È una situazione sicuramente particolare quella che stiamo vivendo, ma cerchiamo anche attraverso la cultura, attraverso la bellezza, attraverso la conoscenza, la riscoperta, la lettura, l'informazione culturale di intraprendere un viaggio. E il viaggio, come qualcuno ha detto, inizia già nella testa. Ora partiamo appunto con il nostro viaggio, siamo comodi e quest'oggi parleremo delle donne nell'arte. Non parleremo di donne tanto come soggetti della pittura, della scultura. Pensate che l'80% del patrimonio culturale mondiale ha per soggetto figure femminili. Però quante volte si è parlato di donne autrici dell'arte. Abbiamo intrapreso sempre un discorso al maschile, parliamo di pittori, parliamo di artisti e di certo ricordiamo soprattutto i grandi nomi, quelli più popolari, quelli che hanno realizzato tra i più grandi capolavori che la storia dell'umanità conosca. Parliamo di Michelangelo, di Caravaggio, di Giotto, di Giovanni Boldini, di Giuseppe De Nittis. Parliamo di tantissimi artisti, ma per la maggior parte chiaramente sono uomini. E le donne? Ci chiediamo, le donne sono state artiste, sono state pittrici, scultrici nel passato? Perché effettivamente nell'arte, nella storia dell'arte contemporanea, ai giorni nostri, conosciamo moltissime artiste che si sono cimentate anche con grandissimi e straordinari risultati riconosciuti a livello internazionale nelle arti, nelle tecniche artistiche. Nel passato, invece, i nomi femminili sono molto meno ridondanti. Eppure, tra i primi riferimenti di donne nell'arte, lo storico letterato, filosofo romano Plinio il Vecchio, siamo nel primo secolo avanti Cristo, ci riporta alcuni nomi di pittrici greche che rispondevano al nome di Timarete, Calipso, Aristarete, Iaia e Olimpas. Ne parla già Plinio il Vecchio durante il periodo dell'antica Roma. La componente femminile nel mondo dell'arte è stata sempre presente. Esse sono sempre esistite da quando esiste l'arte, ma fino al 1500 il loro contributo, la loro effettiva presenza documentata, proclamata nella storia è stata poco visibile, forse, e senza il forse, direi quasi nulla. Nel Medioevo gli artisti, sia uomini che donne, raramente erano menzionati personalmente. Essi erano considerati degli artigiani,
raramente firmavano le loro opere. In altri settori le donne venivano nominate come membri delle corporazioni miniaturistiche, quindi realizzavano miniature, libri miniati, libri dipinti. Venivano nominate le donne come illustratrici di libri o ricamatrici. Perché? Perché questa abilità, questa tecnica era realizzata soprattutto da donne che si ritrovavano in convento, avevano vissuto la loro, vivevano la loro vocazione all'interno del convento e questi libri miniati, libri corali che riportavano le traduzioni dei libri antichi, per quanto riguarda anche i riferimenti biblici oppure canti, erano realizzati proprio dalle donne che erano monache. Dal Rinascimento, quindi dal 1500 circa all'impressionismo, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, le cose cominciarono davvero a cambiare fino ad arrivare chiaramente ai giorni nostri, come vi accennavo. E le donne artiste veramente grandi, quelle insomma che possono essere considerate a tutti gli effetti vere professioniste dell'arte, non si sono più sottratte all'invisibilità, al non esserci, al non essere considerate. Uno dei nomi più noti, conosciuti, sul quale sono stati realizzati film, scritti tantissimi libri, anche in merito alla sua vicenda di donna, in quanto purtroppo fu vittima di una violenza sessuale terribile e atroce, fu Artemisia Gentileschi, da molti definita la versione femminile di Caravaggio, qualora, dico io, ci fosse servito il fatto di avere una versione femminile di un uomo. Era una donna, punto, basta. Si chiamava Artemisia Gentileschi, non era la controparte di nessuno. Però, avendo vissuto nello stesso periodo di Caravaggio, suo padre, Orazio Gentileschi, era il collaboratore di cantiere dei lavori di Caravaggio. Artemisia è stata definita per la storia la versione femminile di Caravaggio. Ci sono state donne come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Rosalba Carriera, Elisabeth Vigée Le Brun, Angelica Kauffmann, Marie Cassat e Berthe Morisot. Donne francesi, queste ultime, vissute nell'Ottocento. E quindi è abbastanza frequente ricordare sì la vicenda di Artemisia Gentileschi, pittrice italiana appunto di scuola caravaggesca, vissuta a Roma ma conosciuta a livello poi internazionale anche per disgrazia della sua vicenda di donna vissuta. Ed è vero che Artemisia aprì la strada ad una nuova ideologia, che non solo gli uomini potevano ricoprire il ruolo di artisti e di pittori. Evolvendosi nel tempo, appunto, il ruolo delle donne nell'arte è diventato sempre più preminente, ma soprattutto è l'arte stessa ad essere cambiata negli ultimi anni. E ad oggi, nel 2020, lo sappiamo ancora di più. Abbiamo raggiunto certamente dei punti estremi, l'arte è completamente diversa, non è più narrativa di vicende bibliche alle quali gli artisti e le artiste si ispiravano, l'arte di oggi ha certamente contenuti completamente diversi e rivisitati. Quest'oggi parleremo e vi racconteremo di una donna a lei contemporanea, Elisabetta Sirani, che ho appunto elencato tra le donne prima citate. Elisabetta Sirani fu definita già al suo tempo il miglior pennello di Bologna. Morì precocemente a soli 27 anni. Elisabetta Sirani fu pittrice, incisora e disegnatrice. Realizzò, pensate, oltre 200 tele, seppur la metà delle quali oggi sono andate perse. A me piace definirla
l'imprenditrice del periodo barocco, perché tra poco, ascoltando questa presentazione, scoprirete quanto questa donna non sia stata soltanto un'artista, ma anche una donna fortemente intraprendente e determinata. Vi lascio quindi alla presentazione a mia cura, a cura di Maria Margiullo, dell'opera Galatea, un dipinto ad olio su tela realizzato nel 1664 e conservato a Modena presso il Museo Civico d'Arte. Il nostro paese è ricco di storia, è ricco di luoghi, di piccoli e grandi musei. E forse soprattutto nei piccoli musei che c'è una storia tutta da riscoprire. Buon ascolto, buona visione dell'opera che vedrete Ed ed espressivo. espressivo. Certo, parrebbe cosa poco eclatante detta per l'arte, ma la denominazione assume connotazione pregevole se parliamo di una donna. Siamo nel 1600 e le abilità artistiche femminili non sono affatto contemplate e rese note, lo sappiamo bene. Le donne, private di ogni prospettiva di formazione, di perfezionamento, hanno la possibilità di percorrere tre strade principalmente: diventare spose, madri, amanti, religiose. Sono quattro. Però hanno la possibilità fino ad allora di essere riconosciute solo con questi compiti, con questi ruoli sociali. Elisabetta Sirani morì precocemente a 27 anni. Fu pittrice, incisora e disegnatrice. Realizzò oltre 200 tele, seppur la metà delle quali oggi sono andate perse. Realizzò 15 stampe, a noi giunte, e innumerevoli disegni e acquerelli, nell'arco di una carriera durata poco più di un decennio, dal 1654 al 1665. Abbiamo una media di 20 tele eseguite per anno, produzione non comune per qualsiasi artista. Oltre a dar prova di un'arte prolifica, Elisabetta non ebbe rivali nella rapida e facile esecuzione del suo operato, conseguendo la fama di pittrice ritrattista in grado di completare un busto in una seduta. Elisabetta nacque un venerdì dell'8 gennaio del 1638, nella città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma, Bologna. Fu una delle figure artistiche più innovative, dotte ed influenti di Bologna, specialmente nei confronti delle donne operanti in città. Fu a capo della bottega artistica di famiglia e fondatrice di una scuola d'arte per fanciulle, al di fuori delle mura di un convento. Agli Uffizi di Firenze, ricordo che presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe nel 2018 si tenne una mostra intitolata Dipingere e disegnare da Gran Maestro. Il talento di Elisabetta Sirani, una mostra inedita che ha messo insieme i capolavori di un'artista della quale, ahinoi, la storiografia contemporanea non ha poi voluto ricordarne molto. Elisabetta divenne la figlia più famosa di un altro affermato artista e mercante d'arte bolognese, del quale anche poco si è scritto. Si chiamava Giovanni Andrea Sirani e fu lui ad insegnarle a dominare i pennelli. Era suo padre. Aveva avuto per maestro suo padre Guido Reni, il pittore del tempo più importante d'Italia, al cui stile, un po' classico certamente, Elisabetta fu avviata prima che raggiungesse la sua vera maniera, il suo stile, per così dire. Essere figlia di un artista spianò ad Elisabetta la via di quel successo che avrebbe fatto di lei un'affermata pittrice professionista,
in un settore a netta preponderanza maschile. Terribile a dirsi, ma la storia è stata anche questo. Di lei scrisse il suo mentore, un nome che non vi suonerà nuovo. Lo abbiamo nominato anche nella scorsa opera di Annibale Carracci, un altro bolognese doc. Il mentore, il biografo di Elisabetta Sirani, fu sempre lui, il conte Carlo Cesare Malvasia. La fortuna di Elisabetta fu quella di vivere in una città di ampie vedute. Permissiva Bologna rispetto ad altre nei confronti dell'educazione femminile. Le donne intenzionate a intraprendere la carriera artistica avevano per la maggior parte un parente maschio disposto a istruirle nella bottega di famiglia. Elisabetta ebbe la fortuna di averlo, di avere suo padre. Questa era l'unica strada che si poteva percorrere. Quella di avere in famiglia un padre o qualcuno, un maschio, che ti permettesse di, in qualche modo di avviarti a questa carriera, a questo mestiere più che di carriera. Le commissioni erano ininterrotte, provenivano non solo dalla Chiesa Cattolica, ma anche da mecenati privati, in cerca di immagini devozionali che arricchissero di bellezza e di prestigio le loro dimore. Le famiglie più facoltose di Bologna erano interessate a commissionare dipinti a soggetto profano per ornare certamente appunto i loro palazzi patrizi, mentre l'accademica cittadina richiedeva maggiormente ritratti dei suoi più illustri dottori, scienziati, naturalisti, giuristi. Pensate, Elisabetta era in grado di soddisfare richieste per quadri sia a tema sacro che a tema mondano, offrendo una gamma di generi e soggetti che andava dalla pittura storica alle pale d'altare di grandi dimensioni, senza trascurare però anche quelle piccole opere, se vogliamo, un po' secondarie rispetto alle grandi pale d'altare, ma comunque importanti nella comunità, cioè quelle opere devozionali di formato ridotto che riguardavano il tipico soggetto della Madonna con bambino, e poi trattava raffigurazioni di mitologia classica, di letteratura, di allegoria, di arritrattistica. Gli si poteva chiedere quasi qualsiasi cosa. L'eccezionalità di questa donna consistette nel tempo nel fatto che l'istruzione nel disegno e nella pittura per nuove e giovani donne venisse impartita direttamente dall'artista come formatrice, anziché dal padre, dal marito o da qualche fratello delle apprendiste che si ritrovavano lì in bottega, anziché da un uomo. Questa fu la grande differenza, quella di poter diventare, di essere riconosciuta insegnante per altre fanciulle, per altre donne, cosa che fino ad allora non era concessa. Elisabetta non era sola in famiglia. Accanto alle due sorelle, accanto a lei c'erano due sorelle minori, Barbara e Anna Maria. Ma c'è anche un'allieva che compare molto spesso nei suoi diari e che anche il Malvasia, il conte, ricorda. Si chiamava Ginevra Cantofoli, artista già affermata a quel tempo, che strinse amicizia con Elisabetta divenendo la sua assistente. Il conte Malvasia, che vi dicevo prima, scrive che una serie di giovani donne, fanciulle bolognesi, si ispirarono al modello artistico della Sirani. Così scrive il Malvasia. Seguono l'esempio di questa tanto degna pittrice. Ed annovera un elenco di 11 apprendiste formate direttamente da Elisabetta presso la sua scuola. A scriverlo è un uomo contemporaneo a quel tempo, il Malvasia. Quindi che già riconosce nella Sirani un talento. Pensate che per mettere a tacere le dicerie volte a screditare l'idea che una donna come lei avesse mai potuto realizzare in concreto,
tutti i quadri recanti la sua firma, Elisabetta concesse ai committenti di assistere alle sue sedute di pittura nel proprio studio, col chiaro intento di puntare sull'autopromozione. Teneva un registro delle sue pitture e delle stampe sotto forma di diario di lavoro, definito anche, nominato anche come nota delle pitture fatto da me Elisabetta Sirani, così lo aveva intitolato. Alla pubblicazione di questo diario di nota provvide lo stesso Malvasia nell'ambito di uno scritto intitolato Felsina Pittrice, datato al 1678, e abbiamo già espresso come il termine felsina sia riferito proprio all'antica denominazione della città di Bologna sotto la civiltà etrusco-romana. Ecco perché molto spesso quando parliamo di arte bolognese, arte emiliana, questo termine ritorna in auge proprio perché ricorda la collocazione territoriale. Torniamo ad Elisabetta. E prima di Elisabetta sappiamo che nessun artista donna aveva mai tenuto un simile registro della propria opera. In questo diario di lavoro, Elisabetta scendeva nel dettaglio, descriveva ogni singola commissione, il soggetto, il mecenate per conto del quale realizzava questo o quel dipinto. Fornisce ragguagli di rilievo sia sull'attività quotidiana presso la bottega di famiglia, la bottega Sirani, sia sulla prassi artistica, sul metodo, sullo stile, sulla tecnica, illustrando idee e concetti alla base delle sue opere molteplici e multiformi. La Sirani divenne professoressa dell'Accademia di San Luca a Roma. Cos'era l'Accademia di San Luca? Era un'istituzione importantissima nella capitale. Stiamo parlando dell'Accademia delle Arti della Pittura, della Scultura e del Disegno, che solo dal 1607 si era aperta alle donne, sia come allieve che in qualità di docenti. Sussisteva però ancora, fino a quel tempo, il divieto per loro, alle donne, di assistere alle riunioni. C'era un esplicito regolamento che lo indicava. E soltanto dal 1617 avviene la piena integrazione femminile nelle attività istituzionali di quest'ente. Il titolo di professoressa attribuiva a Elisabetta la dignità di maestra, che le conferiva a sua volta la facoltà di dirigere da docente la propria bottega, accogliendo le allieve e le apprendiste, per le quali si faceva carico di vitto e quote di iscrizione corporative. Elisabetta giunse a capo della bottega avviata da suo padre a poco più di 20 anni, assumendo su di sé oneri e onori, che erano già propri di suo padre, ma con la difficoltà di essere donna a quel tempo. Giovanni Andrea Sirani, suo padre, aveva guidato le sorti della sua casa da capofamiglia e quelle chiaramente dell'omonima bottega, dell'azienda di famiglia, di questa bottega che si trovava in via Urbana a Bologna. Oggi il nome di Giovanni Andrea Sirani suona certamente ancora meno noto di quello della celebre e talentuosa figlia Elisabetta. Eppure non possiamo dimenticare di come anche il padre fu annoverato come uno degli insegnanti di maggior spicco che Bologna vantasse nell'arte della pittura e della stampa, ritenuto Giovanni Andrea Sirani secondo a nessuno. Arriviamo al 1662.
che hanno che impresse una svolta nella vita dei Sirani, della famiglia, della loro casa e della stessa attività. Fu infatti allora che da artista ormai affermata, riconosciuta da ogni rango sociale di Bologna e non solo, Elisabetta assunse la direzione della bottega di famiglia all'indomani di una grave infermità sopraggiunta al padre. Giovanni Andrea Sirani, infatti, soffriva di una forma artritica che gli provocò una forte distorsione alle mani e che lo portò all'estrema condizione di non poter più maneggiare i pennelli. Elisabetta si incaricò allora di guidare gli apprendisti e gli assistenti del padre, senza per questo abbandonare la docenza presso il suo istituto d'arte femminile. Malvasia, il Malvasia, il conte Malvasia e il nobile Cospi, del quale parleremo tra poco a riguardo dell'opera che tra poco vi descriverò, riconobbero entrambi nell'Elisabetta la sua levatura di maestra, affermando che i proventi derivanti dal richiestissimo lavoro sostenevano non soltanto Elisabetta, ma chiaramente tutta la sua gente al completo. E per gente non parliamo soltanto di nucleo familiare. Il Malvasia scrive così: la figliola, la quale in oggi qui è ritenuta maestra, ed è lei che mantiene con suoi lavori tutta la sua numerosa famiglia, dove dobbiamo pensare al concetto di famiglia in senso molto ampio, cioè con tutte le apprendiste, i garzoni che appartenevano, che vivevano pienamente nella bottega. Col denaro guadagnato, apprendiamo dai documenti che l'artista, oltre a pagare le lezioni di musica per sé, perché Elisabetta Sirani amava la musica e la suonava, la studiava, Elisabetta acquistava beni utili alla casa e faceva fronte alle spese mediche per la madre, il fratello e le sorelle. I compensi ricevuti ad honorarium, che consistevano per lo più in gioielli preziosi, servivano a comun beneficio della casa, la quale, per l'appunto, non comprendeva soltanto i 9 membri dell'ampia famiglia Sirani con relativa servitù, ma anche appunto gli apprendisti e gli assistenti della bottega, che erano più di una ventina. Elisabetta quindi si trovò insignita di un duplice ruolo, quello di capofamiglia, perché subentrò a suo padre, e quello di capomaestra, che oltre a consentire alle due sorelle minori di concludere con lei il tirocinio fino alla maturità e all'autonomia artistico-professionale, perché anche loro diventarono, come meno levatura di Elisabetta, comunque riuscirono a condurre il mestiere di artista, Elisabetta permise anche al fratello Antonio Maria di godere del supporto necessario a diventare discepolo dell'illustre accademico Luigi Magni, conseguendo alla fine del percorso la laurea in medicina e filosofia dell'Università di Bologna. Elisabetta, una donna, una sorella maggiore, io penso, studiando la sua storia, la sua vicenda, ho pensato che si trattasse, che fossimo davanti ad una autentica imprenditrice, responsabile e di talento. Collocata nel 1600. Poco dopo aver preso le redini della situazione della bottega di famiglia, fra il 1662 e il 1664 Elisabetta aveva raggiunto il profilo appunto di una delle personalità artistiche più importanti e ricercate di Bologna. Tutti volevano acquistare una sua opera. Prima di lei ci viene da pensare certamente, è sovvenuto anche ai vostri pensieri, la vicenda di un'altra donna,
poco più che contemporanea ad Elisabetta Sirani, poco più antecedente, la storia della notissima Artemisia Gentileschi, figlia dell'Orazio Gentileschi, che lavorava a strette braccia con un certo Caravaggio a Roma. Ma torniamo ad Elisabetta, che assumendo in breve tempo una fama internazionale, pensate che tra i maggiori fautori mecenati della sua produzione ci furono diversi membri della famiglia dei Medici di Firenze. E furono soprattutto le donne del rango della famiglia a favorire il successo oltre confine di Elisabetta. Margherita de Medici, per esempio, promosse il dipinto intitolato Madonna col Bambino, Santa Elisabetta e Santa Margherita, un dipinto del 1661 collocato nella chiesa di San Lorenzo in Fonte a Roma. Vittoria della Rovere promosse l'opera Amorino Trionfante, che la stessa Vittoria volle destinare come dono di nozze per la nuora, la principessa di Francia, Marguerite Louis d'Orléans. L'opera è oggi conservata in una collezione privata di Bologna. E poi, non ultimo, il principe Leopoldo de' Medici, fratello di Margherita e grande collezionista, avrebbe commissionato alla Sirani la sua Allegoria del Buon Governo dei Medici, con delle virtù particolarmente importanti: giustizia, carità e prudenza. Queste erano le virtù del buon governo della famiglia dei Medici, che il buon Leopoldo volle far dipingere alla Sirani per ricordarlo al popolo. Era un'opera del 1664, oggi conservata nel comune di Vignola. Ma poi giunse improvvisa la morte di Elisabetta. Ricordate che si spense a soli 27 anni, nel fiore della giovinezza. Fece sprofondare il padre nella più cupa prostrazione. La cosa non sorprende. Sopraffatto senza dubbio dal do dolore di un simile lutto con la figlia, l'uomo perdeva anche l'asse portante dei propri affari. Giovanni Andrea Sirani dovette quindi riprendere le vesti di capomastro, con la sua difficoltà fisica, con la sua debilitazione fisica, e riprese a dirigere la sua bottega con l'ausilio di Lorenzo Lolli e delle sue figlie che ancora gli restavano, Barbara e Anna Maria, sorelle minori di Elisabetta. Sta di fatto però che la fine precoce di Elisabetta fu avvolta nel mistero. Per un certo tempo si accusò una sua cameriera di averla avvelenata per invidia e venne istruito anche un processo, cosa non poco difficile a quei tempi. La verità, però, emersa da studi e documenti riportati alla luce recentemente, fu che Elisabetta morì per un'ulcera perforata, forse per il troppo lavoro che le fece respirare a lungo le sostanze tossiche utilizzate per dipingere. Ed ora giungiamo all'opera che vediamo insieme in video. Un'opera che ci riempie a tutto schermo è la Galatea di Elisabetta Sirani. È considerata tra le opere più importanti della pittrice per la grazia dell'invenzione. Fiorella Frisoni, nel 1992, ha scritto a proposito di quest'opera: col suo gesto affettato di scegliere la perla, il busto esile e le gambe tomite, ben rappresenta la Galatea, l'umanità cara ad Elisabetta, un po' fanciulla, ma anche mondana. La Galatea è semisdraiata su di una conchiglia trainata da delfini, mentre coglie una perla da un piattino presentatole da un putto alato. È una Galatea dai tratti adolescenziali, col cerchietto in capo, a dar ordine a una chioma dal taglio moderno, col velo agitato dal vento a formare un grande cerchio color vermiglione, che riprende un motivo
che era largamente praticato ed è entrato a far parte del repertorio tipico di molti pittori bolognesi. Ed è raffigurata nell'atto di solcare queste onde marine su di una bizzarra e scomoda conchiglia, trainata da questo delfino più grande. Una Galatea che è quasi un'incarnazione dell'ideale femminile che spopola nell'immaginario di Elisabetta Sirani. Questi lineamenti del corpo sono dolci, il corpo è minuto ma formoso, aggraziato. Guardiamo le curve soprattutto all'altezza dei fianchi. A metà tra l'innocente e il malizioso, e con questo gesto studiatissimo, lentissimo, della mano destra che coglie questa ninfa mentre appunto sceglie una perla dal vassoio. Vassoio, portatele dal putto, e che palesa la chiarezza, il garbo delicato di questi suoi modi. Chi era Galatea? Galatea, secondo la mitologia, è figlia di Nereo e di Doride, era una delle 50 ninfe del mare, e il suo nome greco, appunto Galatea, vuol dire colei che ha la pelle bianco latte, da qui anche l'assonanza, la simbologia della perla come organismo delicato, puro, colei che ha la pelle biancolatte come la spuma del mare. Il mito di Galatea la mette sempre in relazione a Polifemo, anche se esistono due differenti versioni nella storia. Nel racconto più noto, Galatea è amata dal ciclope famosissimo, dal corpo mostruoso, però Galatea ama il bel pastore Aci, figlio di Pan. Un giorno il ciclope Polifemo, preso dalla frenesia di vedere la sua amata, si mise a cercarla nei boschi attorno l'Etna. Polifemo scorse Galatea che riposava in riva al mare sul petto dell'amato di Aci. La ninfa, impaurita, si tuffò sott'acqua nel mare lì vicino ed Aci si diede alla fuga. Polifemo, ingelosito ed accecato dalla rabbia, gli lanciò contro una rocca che schiacciò il pastore. Un'altra versione della storia vuole che però Galatea avesse ricambiato l'amore del ciclope Polifemo e che addirittura i due avrebbero avuto anche dei figli, che poi avrebbero generato le popolazioni dei Galati, dei Celti e degli Illiri. Nel dipinto di Elisabetta Sirani siamo davanti alla grazia di questa ninfa. Tutta la sezione storica della vicenda è lasciata alla conoscenza. Questa modalità così dolce, così morbida, queste tonalità che chiaramente date soprattutto da questa stola in coordinato con il cuscino che è sotto la ninfa, si esaltano da questi toni tipici dello stile seicentesco, della maniera barocca. Pensate che grazie all'accurato libro contabile tenuto dalla stessa Sirani siamo in grado di precisare la destinazione di questo capolavoro, della sua estrema attività. Sotto l'anno 1664, il penultimo della sua brevissima vita, Elisabetta Sirani scrive: Una Galatea picciola in mare, guidata da due delfini, con due amoretti, uno dei quali urta in certe cappe dove è stesa la detta Galatea, e l'altro le presenta una madreperla aperta con varie perle, dove ella sta in atto di levarne una per l'illustrissimo signor Marchese Senatore e Bali Ferdinando Cospi. Ecco che è ritornato quel diario di lavoro di cui parlavamo inizialmente.
Già nel 1663 la Siragna aveva eseguito altre opere per lo stesso illustrissimo signor Cospi. Queste opere erano il ritratto di Vincenzo Ferdinando Ranuzzi in veste di amore, ora conservato nel Museo Nazionale di Varsavia, e una Madonna della Cintura da donare al comune di Bagnarola di Budrio, ora opera perduta. Altri quadri della pittrice, non acquistati direttamente da lei, figurano però nell'inventario redatto nel 1686 alla morte del marchese Cospi. Si trattava di una panfila che pettina il Bambace, di una figura di Cerere e di una figura di Diana e di un puttino. Erano una serie di opere che la Siragna aveva realizzato e che il marchese aveva poi riacquistato per seconde mani. La Galatea, appunto, non c'era in questo elenco. E scrivendo sulla fine del 1700, Marcello Retti ci ricorda che la Galatea non era più un quadro conservato in Palazzo Cospi, questo palazzo bolognese. È probabile che nella scelta del tema da parte del marchese Cospi certamente giocassero un ruolo importante i suoi interessi naturalistici e anche per la mitologia, per la letteratura antica. La Galatea fu l'ultima opera che la giovane Elisabetta eseguì per il nobile Cospi. La grazia dell'invenzione e la pastosità della pennellata sono peraltro caratteri propri dell'ultima attività della pittrice, mancata quando la sua arte andava esibendo una nuova maturità stilistica e mentale che sembra far da ponte tra Guido Greni e Carlo Cignani, altro importante artista del tempo. Il celebre Museo Cospiano, appunto dedicato al marchese Cospi, costituisce il nucleo più antico dell'attuale Museo Civico di Bologna. Il dipinto lo vedete anche in cornice ed è una cornice originale, un vero capolavoro di intaglio. Le conchiglie e i delfini che sono intagliate alludono proprio al tema marino trattato nel dipinto. E nell'altro fotogramma vediamo un particolare, è il particolare del cuscino, perché lì l'opera è firmata e datata, proprio sul bordo che sottasta sotto le curve della ninfa. Ancora una volta si assiste a quell'ingegnoso gusto che portava Elisabetta ad apporre la sua firma nelle aree più impensabili dei suoi dipinti. La popolarità di Elisabetta Sirani, la sua affermazione professionale, il plauso critico di cui godette già fra i suoi contemporanei, posero le basi della sua fortuna tra i posteri, consolidandone il rilievo nella storia dell'arte e il contributo alla rielaborazione di tradizioni artistiche preesistenti. C'è stato un articolo scritto dal giornalista Antonio Pinelli nel 31 gennaio del 2018 su Repubblica e Pinelli scrisse a proposito di Elisabetta Sirani: alle rare pittrici che sono state in grado di emergere grazie alla loro tenacia e al loro talento, è toccata la doppia ricompensa morale di un consenso di gran lunga superiore a quello di tanti pittori maschi di pari levatura. In vita, per un'ammirazione quasi morbosa, oggi, per il contrappeso dei gender studies, di studi di genere. Certo, Elisabetta Sirani, del quale poco si è proclamato, poco si è diffuso, poco si è promosso nella storia dell'arte più popolare, apportò senza dubbio una grande rivoluzione a quel tempo, in maniera diversa rispetto alla vicenda difficile, compromessa e dolorosa di Artemisia Gentileschi, ma furono delle donne che senza ombra di dubbio contribuirono a scrivere parte della storia che chiaramente sarebbe arrivata. Io vi ringrazio per l'ascolto.
Se vi siete persi parte del video incontro di emozioni d'arte, chiaramente lo ritrovate anche sulla pagina Facebook, sulla mia pagina Facebook, oppure sul canale YouTube Maria Marzullo Emozioni d'arte, dove vengono appunto caricati i video di questi piccoli incontri. Vi ringrazio tanto e ci risentiamo, ci riascoltiamo presto in attesa di rivederci quanto prima, dove possibile. Grazie. Amici, eccoci rientrati in studio. Ci auguriamo che questa riscoperta di Elisabetta Sirani sia stata di vostro gradimento. L'arte offre un bagaglio di conoscenza interdisciplinare, dalla letteratura, come abbiamo visto nel soggetto di Galatea, alla tecnica pittorica, alla storia. E certamente offre degli spunti sia di spensieratezza, ma anche di bellezza, contemplazione e riflessione. Vi consigliamo un libro edito dalla casa editrice Swing, un libro del 2014, ma come sappiamo i libri non hanno data di scadenza, intitolato Donne d'arte, la storia dell'arte al femminile, dal 1500 ad oggi. È in questa piccola, quasi enciclopedia, in questo libro molto interessante, c'è anche la storia di Elisabetta Sirani. Denis Diderot, filosofo francese vissuto nella prima metà del Settecento, nato nel 1713 e morto a Parigi nel 1784, disse: quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell'arcobaleno. E in qualche modo ci piaceva questo riferimento ai colori, visto che parliamo di arte. Ricordiamo, per quanto riguarda la diffusione della cultura, della promozione culturale, per quanto si possa, fare in presenza in questo periodo, che il Comune di Brugnera, in collaborazione con la Commissione Cultura, ha lanciato un piccolo concorso intitolato I bambini di Brugnera, località in provincia di Pordenone, raccontano il gioco. Il concorso è dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, residenti nel comune di Brugnera, che attraverso il disegno, la pittura, ci diano l'idea del gioco. Cosa intendono per gioco? Ci facciano capire cosa è per loro il gioco. Il disegno può essere realizzato con le tecniche che si preferiscono e poi può essere tranquillamente inviato via mail alla mail brugnera@gmail.com. Trovate tutti i riferimenti, un piccolo regolamento sulla pagina Facebook Cultura Comune di Brugnera oppure sul sito del Comune di Brugnera. Per i vostri commenti, amici, seguite anche la nostra pagina Facebook, se siete iscritti al canale social Associazione Terra Mater, oppure digitate il sito www.blogterramater.it. Lì trovate i nostri contatti, potete chiamarci, scriverci e anche per offrire dei nuovi spunti di riflessioni e lasciarci i vostri commenti. Salutiamo gli amici che ci hanno ascoltato anche da ondaradio.net, ringraziamo ancora Radio Science per il prezioso operato in regia e di diffusione sui canali network, web network. Un ringraziamento a tutti voi e ci vediamo
Nella prossima puntata saremo in diretta esattamente il 13 maggio. Grazie.